viaggio verso il centro storico dell'Aquila. La cosa bella, la novità è che siamo nel primo bus d'Abruzzo completamente elettrico che è stato presentato di recente in dotazione al Comune dell'Aquila e che per queste festività sta osservando un servizio speciale per i cittadini aquilani. Siamo con l'assessore al traffico e alla mobilità del Comune dell'Aquila, Carla Mannetti. Ecco, innanzitutto un bus elettrico, il primo in Abruzzo, dicevamo. Lo avete presentato diverso tempo fa. Quali sono le caratteristiche? Come è stato acquistato? È un bus elettrico al 100%, quindi un bus sostenibile, non inquina, non emette nessuna emissione, diciamo così, nociva per i cittadini. È stato acquistato in quanto inserito in un progetto europeo, lo sviluppo urbano sostenibile, che prevede dei finanziamenti del PORFESR a vantaggio delle 4 città capoluogo di provincia della regione Abruzzo, quindi con questi fondi gestiti dalla regione destinate a queste 4 città. Il Comune dell'Aquila ha creduto molto nella mobilità elettrica, ha presentato un progetto specifico anche al governo nazionale ed è stato finanziato, quindi il 2019 per il Comune dell'Aquila sarà l'anno della mobilità elettrica, perché arriveranno altri bus come questi, dovremo arrivare a 15 autobus e forse anche qualche cosa di più, e questo per noi è molto importante perché la mobilità sostenibile è uno degli obiettivi non solo nazionali ma soprattutto europei. Per queste feste avete voluto sperimentare un servizio particolare, il bus completamente gratuito, corse ogni mezz'ora, il centro storico protagonista. Sì, abbiamo appunto deciso di offrire questo servizio ai cittadini e fare questa sperimentazione che vorremmo far diventare definitiva. Ovviamente adesso è gratuita, poi nel momento in cui si entrerà a regime si pagherà un biglietto, all'inizio faremo, diciamo, una scontistica, però poi si entrerà a regime. E i cittadini di Aquilani si devono abituare a un servizio doppio, sia perché garantisce appunto la comodità all'interno del centro storico di poter prendere questa navetta, sia perché chi vuole parcheggiare al mega parcheggio ha le due alternative, o percorrere il tunnel oppure prendere questa navetta elettrica che ti porta sia a Piazza Duomo che alla Fontana Luminosa. 2019 come anno dei cambiamenti, nel frattempo con il bus elettrico ci stiamo avvicinando in Piazza Duomo, dove i cittadini saliranno e si serviranno di questo mezzo. C'è anche il PUM, il piano urbano della mobilità sostenibile, il nuovo PUM che state studiando, c'è stato il quadro conoscitivo, è stato presentato. Ecco, la riduzione dell'inquinamento e altri tasselli saranno punti imprescindibili, anche la pedonalizzazione del centro. Lei in più occasioni ha detto che in alcune zone del centro sarà consentito il transito solo con veicoli elettrici, quindi questo è il futuro. Sì, questo è il futuro, ci saranno zone a traffico limitato e ci saranno delle zone totalmente interdette al traffico, e nel nostro piano della mobilità elettrica abbiamo previsto anche degli incentivi per l'acquisto di auto elettriche, e mi fa piacere aver appreso in questi giorni che anche nella finanziaria nazionale sono stati inseriti degli incentivi per la mobilità elettrica, e quindi noi potremmo dare un di più, cioè con il nostro progetto ci andremo ad aggiungere qualcosa in più rispetto a quello che è stato deciso dal governo nazionale. E come avete visto nelle immagini, assessore, stiamo proprio percorrendo una parte di corso, il centro storico, per arrivare in Piazza Duomo, e le immagini del nostro operatore ci hanno già mostrato questo tragitto breve ma molto utile per i fruitori. Ci diceva quindi un anno di cambiamenti, di incentivi, di tante possibilità dal punto di vista appunto della mobilità sostenibile. Eh sì, perché la nostra idea appunto è quella di chiudere il centro storico e di far circolare queste macchine elettriche che non inquinano, sono molto silenziose e quindi hanno un doppio vantaggio anche per quello che riguarda l'inquinamento acustico, cioè non si sentiranno più quei rumori che anche il traffico veicolare causa, quindi doppio vantaggio sia dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico che dal punto di vista dell'inquinamento acustico. Si sta lavorando tanto per riportare un po' in auge l'utilizzo dei mezzi pubblici. Sì, questo è un altro degli obiettivi che ci siamo dati nel 2019. Il primo punto su cui lavoreremo, e di questo ne abbiamo parlato sia con il nuovo amministratore Gianmarco Berardi che con il neo direttore, l'ingegner Michilli, sarà quello di rivedere tutte le fermate e sostituire le pensiline e mettere, diciamo, a servizio della città anche delle pensiline all'avanguardia, delle pensiline, diciamo, come si usa dire, intelligenti, no? Quindi informatiche.
Eccoci infatti, siamo arrivati alla nostra fermata, Piazza Duomo, lo avete visto già nelle immagini, ed ora scendiamo dal nostro bus elettrico. Radio L'Aquila 1 in piazza e abbiamo visto lo storico speaker Vanni Biordi uscire velocemente per prendere il primo bus elettrico. Stava facendo anche delle foto perché è una bella novità questa per la città dell'Aquila. Il primo bus completamente elettrico, senza emissioni, il primo in Abruzzo. Guarda, io sono la persona più felice anche perché, devo essere sincero, chi mi conosce sa che all'ambiente ci tengo tanto. Io dico che è un imbecille, ad esempio, chi accartoccia il pacchetto di sigarette e lo butta per terra, no? Oppure semplicemente chi ha finito di fumare prende la sigaretta e la butta per terra. Per me è un imbecille, è un maleducato, non mi piace. Quindi lo dico tranquillamente, senza problemi. E vedere per la prima volta all'Aquila un autobus elettrico, abituati, magari noi andiamo, no? Milano, Roma, città anche importanti, no? Vederlo all'Aquila per me è una cosa bellissima, ma penso per tutti gli aquilani. Quindi approfittatene, prendetelo fino al 2 gratis, quindi approfittiamone. Grazie all'assessore Mannetti, grazie a questa operazione che ha voluto l'amministrazione comunale. È comodo, silenzioso, puoi respirare a pieni polmoni perché non emette nemmeno un grammo di CH2O, come si chiama, non lo so. Quindi voglio dire, più di questo... Penso... Lo andiamo a prendere. Sì, andiamo. Io invito il pubblico, i telespettatori, lo andiamo a prendere? Andiamo. Prendiamolo, io lo prendo, Ragazzi, anche voi avete preso questo bus elettrico, è un bel servizio per il centro? Secondo me sì, perché è comodo e non ci abbiamo fatto tutta questa strada da soli al freddo. È la prima volta che prendi? Sì, assolutamente sì, e poi penso che sia un ottimo servizio perché comunque anche a livello ambientale è una bella svolta. Partendo dai piccoli centri, secondo me si potrebbe anche fare un progetto più grande, come per esempio per Roma o altre località appunto un po' più importanti come grandezza dei servizi. Per ricominciare a viverlo il centro storico, si riparte da servizi come questo per voi, per permettervi di spostarvi, per chi ancora non ha la macchina? Sì, soprattutto permette di per esempio non andare in centri commerciali, comunque sia perché stanno al caldo, oppure perché stanno in negozio, e viverci il centro che comunque sia stiamo ricostruendo piano piano, passo passo. Da questi esempi di giovani positivi che amano l'ambiente e che vivono il centro storico, allora noi continuiamo il nostro giro che ci porterà alla Fontana Luminosa. Stiamo attraversando ancora il centro storico, il corso, e come vedete c'è anche un discreto via vai di passeggio di persone in questo ultimo giorno dell'anno 2018, e il nostro bus elettrico si dirigerà ora alla Fontana Luminosa. Ci avviciniamo però a Maurizio Michilli a questo punto per parlare anche con lui di questa importante innovazione. Innanzitutto, questa sperimentazione di cui ci parlava anche l'assessore Mannetti è una bella idea per le feste che probabilmente poi verrà estesa. È un bel servizio. Sicuramente è un bel servizio che continuerà perché nel corso dell'anno 2019 arriveranno ulteriori autobus elettrici che faranno il servizio per la città, per cui questo è un servizio che diciamo che è sperimentale per queste feste natalizie. Il parco macchine verrà incrementato ancora nel corso dell'anno nuovo, ecco, l'obiettivo è dotare la città di diversi mezzi di questo tipo. Allora, il parco macchine dell'azienda verrà sicuramente ristrutturato perché abbiamo comunque delle macchine abbastanza vecchie, quindi c'è necessità, e l'assessore Mannetti ne è promotrice, di ulteriori macchine elettriche e anche dell'innovazione tecnologica di cui ha bisogno l'azienda. È un bel giro anche per riassaporare, insomma, un po' la bellezza del centro storico, questa al di là di poi del servizio utile che si fa per i cittadini. Ma certo, sicuramente, non parcheggiare la macchina in centro e comunque venirci senza dover trovare parcheggio e magari arrabbiarsi perché non si trova è una cosa molto positiva. Un modo anche per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici che negli ultimi anni ha visto, insomma, una flessione, i cittadini sono sempre un po' più pigri, vogliono prendere la macchina, invece è bene incentivare l'uso dei mezzi pubblici anche in un'ottica di futuro per la città dell'Aquila e di un centro pedonale, speriamo. Assolutamente sì, come ha detto l'assessore precedentemente, attraverso il piano urbano del traffico è necessario delimitare delle zone in cui non sarà più possibile
sia andare con i mezzi propri, e quindi è necessario utilizzare il mezzo pubblico. Naturalmente noi abbiamo una serie di progetti per incentivare l'uso del mezzo pubblico, che conoscerete nell'anno 2019. Stiamo attraversando il centro, come dicevamo, arriviamo a Via Castello e poi arriverà anche alla Fontana Luminosa, che sarà la prossima fermata, come vedete attraverso le immagini del nostro operatore. Volta che prendete l'autobus elettrico? Sì, è la prima volta. È un bel servizio per spostarsi in centro? Certo, è molto comodo. Tu che ne pensi? Beh, venite spesso voi in centro? Sì, ogni sabato. Quindi può essere una bella cosa questa per spostarsi senza problemi per chi non ha la macchina? Sì. Voi ragazzi? Per me sì, cioè io con l'autobus mi sposto sempre, anche la mattina per andare a scuola e poi per ritornare. Poi è un autobus che non inquina. Non va neanche tanto rumore, quindi pure piacevole. C'è anche il servizio notturno, quindi per chi vuole uscire, come la vedi questa ulteriore possibilità? Boh, secondo me meglio, cioè va bene. Dà la possibilità a voi giovani di muovervi anche in sicurezza? Boh, sì. No, io. È un servizio positivo, diciamo così. Rispetto, sì. Tra i giovani c'è anche una persona, no, anziano no, diversamente giovane. Ecco, com'è il servizio di bus elettrico? Beh, è importante per una città dell'Aquila che sta ritrovando delle alternative diverse rispetto a quelle del prima terremoto. Quindi questo servizio di autobus non inquinante potrebbe essere importante per il proseguo della nostra città, nel senso che togliere, come in tante capitali estere,
il traffico delle macchine inquinanti, tipo diesel e benzina, e mette soltanto elettrico. E questo qui potrebbe essere l'inizio di un bel progetto. L'inizio di un bel progetto è il nostro bus elettrico che continua nel suo viaggio e dopo aver fatto queste tappe ci sta riportando, come vedete, attraverso via Strinella e riporterà tutti gli ospiti, diciamo, di questo viaggio speciale nel terminal di Colle Maggio. Assessore Mannetti, il nostro giro sta per terminare, abbiamo visto anche che tanti giovani poi ci hanno fatto compagnia in questo giro speciale del bus elettrico. Allora, fino al 4 innanzitutto sarà gratuito. Lei diceva prima una sperimentazione, ma state pensando di renderla poi reale perché è un buon servizio per il centro storico. Sì, stiamo pensando appunto di servire il centro storico con autobus elettrici e in più abbiamo già individuato anche una linea che è la linea 2 che ha un collegamento est-ovest dove anche lì utilizzeremo dei mezzi elettrici, perché è una linea, diciamo, cadenzata, perché quello che è importante per offrire un servizio efficiente è prevedere degli orari cadenzati, cioè il cittadino deve sapere che ogni mezz'ora c'è a disposizione questa navetta che può prendere in determinati posti. Lo stesso discorso vale anche per la linea 2, quindi non si lasceranno dei buchi, ma nelle fasce orarie in cui ci sarà questo servizio il cittadino saprà che ogni mezz'ora potrà prendere questo mezzo. E c'è un grande impegno perché abbiamo visto che c'è anche un buon apprezzamento per gli orari notturni e per questo servizio notturno che permette anche ai giovani di potersi servire dei mezzi pubblici in sicurezza senza dar noia ai genitori. Insomma, ci sono tante componenti importanti anche per questo tipo di servizio. Sì, è un servizio e un progetto su cui stiamo lavorando, il progetto Movida Sicura, e quindi nel 2019 ci saranno altre azioni poste in essere da noi, anche con i tassisti che già, insomma, offrono questo servizio, però si vuole mettere tutto quanto a regime, tutto quanto in rete e quindi perfezionare questo progetto Movida Sicura. E nel frattempo siamo arrivati al terminal di Colle Maggio, da cui eravamo partiti e qui siamo tornati dopo questo giro in centro. Ringraziamo l'assessore Carla Mannetti, l'ingegner Maurizio Michilli e tutti coloro che in questo giro speciale del primo bus elettrico, lo ricordiamo, in Abruzzo, ci hanno tenuto compagnia. E come vedete già ci sono altri utenti pronti a prendere di nuovo il bus per spostarsi nel nostro bel centro storico.